running in the sand, living on the land. The salty breeze was in our eyes. We stood beneath the dragonflies and danced all night. We polished all the chrome on a rusty little home. We slept all night in parking lots. We tied our hearts in double knots, so tight, so free, so bright. Remember when we were just cherubs in our tender skins, waiting patiently for love. Siamo al secondo giorno di viaggio. E ieri abbiamo visto la Laguna Blu vicino a Reykjavik e abbiamo iniziato il giro dell'Islanda in senso antiorario. Qui ci troviamo in una zona molto bella, di tipo vulcanico. Abbiamo un nome veramente impronunciabile, Land Mannalaugar o qualcosa di simile. Waiting patiently for love. Sung so long ago, with whiskey and an afterglow, we shine like new. But there along the way, something seemed to change. As weeks turned into months, we knew. As life caught up, we slowly grew apart. Untied our hearts. Remember when we were just cherubs in our tender skins, waiting patiently for love to. Thank you.
questo momento ci troviamo a Fiar Sallon, che è la laguna che si forma da questo magnifico ghiacciaio. Il posto è splendido, come potete vedere, credo che sia una delle più belle cose viste fino a questo momento del viaggio. Thank you.
25 agosto e siamo a Godafoss, questa meravigliosa cascata nel nord dell'Islanda. Posto magnifico e faccio gli auguri ad una mia amica. Godafoss, la cascata degli dèi, poco alta ma scenograficamente una delle più belle d'Islanda. Dopo aver visto le cascate di Gullfoss sotto la pioggia, siamo qui a un'area vulcanica, Geysir, e abbiamo avuto l'ennesimo colpo di fortuna perché il sole ci ha assistito e abbiamo potuto vedere questo posto in tutta la sua bellezza. Quasi alla fine del viaggio, abbiamo ancora 2 giorni e spero che il tempo continui ad assisterci nei momenti migliori. I need you more than roses with you. These days remind me of the time with you. What should I do? And I can't know. You want to give your passion to me. I want to see and say your goodbye, but I didn't let you go. Penultimo giorno, siamo sull'isola di Heimaey, è a sud dell'Islanda, vicino a Reykjavik. Abbiamo fatto questa gita in questa terra che si è allargata a seguito di un'eruzione vulcanica nel 1973 e poi è stato ricostruito il villaggio a fianco.
Oggi è il penultimo giorno del viaggio, abbiamo girato per 14 giorni, abbiamo visto sicuramente i posti più suggestivi e significativi dell'Islanda, è stata una bellissima esperienza. Ciao! I need you more than roses with you. These days remind me of the time with you. What should I do? And I can't know. You want to give your passion to me. I want to see and say you goodbye, but I didn't let you go. Don't follow me, but they hold your hand.